Siamo a 3 settimane dalle elezioni amministrative, elezioni comunali, che come sempre sono occasione anche per tirare un bilancio sulle possibili previsioni degli umori nazionali. E dunque c'è il timore adesso che il Movimento 5 Stelle di Grillo riscuota un grande successo. Ne stanno parlando sempre più massicciamente i vari giornali. Mi ha un po' stupito l'editoriale che ha scritto Curzio Maltese, una persona che reputo abbastanza, al di là che sia un simpatizzante di sinistra, però insomma un giornalista tutto sommato serio che racconta i fatti per come sono. Mi ha un po' stupito, dicevo, il tono e le parole che ha usato commentando proprio il successo possibile della lista di Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle, in prima pagina. Nella giornata di venerdì, dunque l'altro giorno, con questo articolo I nuovi padroni del Nord, e scrive: Ma quanto è furbo da 1 a 10 Beppe Grillo, che sta girando l'Italia per spiegare che lo scandalo della Lega è una trama dei giudici servi di Monti contro l'opposizione? Tocca alla Lega, poi a Di Pietro e quindi a noi, esclama Grillo. Quant'è abile a urlare in piazza e su YouTube una tesi innocentista e complottista a proposito delle porcate della Family quando perfino Bossi ha dovuto scaricare il figlio e il cerchio magico? Ecco, come vedete, pone questo quesito perché praticamente poi Curzio Malchese arriva proprio a paragonare Beppe Grillo a Bossi e lo scrive tutto tondo. Dice: Beppe Grillo, ho seguito qualche suo comizio, l'analogia del primo Bossi è impressionante. Commenta Pippo Civati, che è, come saprete, è consigliere regionale del PD, peraltro autore di un blog abbastanza cliccato. E dice: a corteggiare i leghisti spaesati dagli scandali con il no alla cittadinanza per i figli di immigrati a costo di sfidare le ire dei blogger e il ritorno alle parole di ordine dello sciopero fiscale contro la corruzione politica, ecco il nuovo campione del Nord tartassato contro Roma ladrona, appunto Beppe Grillo. Il fatto che lo scriva Curzio Maltese è abbastanza preoccupante perché vuol dire che da un lato da Maltese traspare a tutto tondo che anche la Lega è partito di sistema e per quanto ci riguarda non c'era nessun dubbio, non c'era bisogno che ci convincesse. Dall'altro però insomma emerge anche questa consapevolezza che il PD era tutto sommato ci smena, viene travolto assieme al PDL da questo vento chiamato antipolitica nella sua veste di partito di finta opposizione. Perciò c'è questa presa di coscienza di questi giornalisti che con questi editoriali diventano un po' pseudo-giornalisti quando appunto vogliono affibbiare e fare dei paragoni inesistenti, in quanto comunque è vero che il Bossi dei primi anni 90 era un rivoluzionario, però di fatto non ha mai rinunciato alle prebende di partito, le ha solo predicate e poi nei fatti si è sempre comportato da romano. No, da partito romano, cosa che Grillo non sta facendo, in quanto va detto e ricordato che i consiglieri regionali eletti in Piemonte, in Emilia-Romagna, si sono davvero autoridotti lo stipendio. Però, insomma, questo argomento di Curzio Maltese è stato ripreso oggi dal Fatto Quotidiano, per oggi intendo domenica, che in prima pagina scrive: Vola Beppe Grillo nei sondaggi, obiettivo governo. Alle prossime amministrative potrebbe eleggere numerosi candidati. E ovviamente non sono mancate le reazioni già in giornata dei vari esponenti politici dei partiti tradizionali. Ve ne propongo alcuni di alcuni stralci direttamente dalle loro parole, cominciando da Bersani. E gli apprendisti stregoni che pensano di coltivare e fomentare l'antipolitica, pensando che via la politica arrivi comunque qualcuno in doppio petto e garbato, si sbagliano. Si sbagliano. Ci sono in giro degli apprendisti stregoni che pensano che fomentando questo malumore ne possa venire di per sé del potabile. Ecco, questo è Bersani che non cita direttamente Grillo, ma lo fa capire, parla a tutto tondo di antipolitica e non ha però argomenti da proporre in quanto si rende conto che il Partito Democratico è un partito finito assieme a Veltroni, assieme ai Rutelli che pur essendo api provengono da quell'area, diciamo della cosiddetta sinistra morbida, no?
della Margherita, dei DS, che poi sono diventati di fatto il Partito Democratico. Però è anche curioso che un governatore come Vendola, che fino all'anno scorso sembrava addirittura candidato, anzi fino a pochi mesi fa poteva essere tra i papabili a diventare addirittura Presidente del Consiglio, tant'è che voleva addirittura un confronto con Berlusconi, Vendola appunto che si rivolge con queste parole a Sky TG24, in merito sempre a Grillo. Dopo la crisi dei partiti nel 92 è venuto fuori Adesso sta Berlusconi. venendo fuori veramente Beppe Grillo. Che cosa pensa del fatto che, secondo i sondaggi, potrebbe essere il terzo partito? O il quarto, il quinto. Penso che è un fenomeno di populismo che non ha le caratteristiche per offrire una prospettiva al nostro paese. Un fenomeno di populismo che non ha caratteristiche di prospettive da offrire al paese, lei dice. Cioè, Ma Beppe Grillo non ha io prospettive per considero il l'Italia. populismo un nemico. Quando è crollata la democrazia e i partiti negli anni 30, il populismo in qualche maniera ha fatto nascere un'avventura Quindi Beppe Grillo è un drammatica. nemico. I regimi reazionari sono stati alimentati dalle culture populistiche. Io penso che il nostro problema è ricostruire la democrazia, ricostruire la credibilità delle forme Dove sta il organizzate del fare pericolo politica. di un movimento come quello di 5 Stelle? In che cosa lo vede, per esempio, Nell'idea obiettivamente? che ci possa essere un demiurgo che salva l'Italia e nell'idea che la salvezza possa prodursi attraverso semplificazioni anche molto virulente, la bestemmia salvifica, la bestemmia liberatrice. La realtà è complessa e c'è bisogno della partecipazione consapevole e colta di tanti cittadini per salvare questo Ma il 5 Stelle paese. potrebbe essere la risposta di questi anni 2000 a quello che è stata la Lega negli anni 80-90? Guardi, ci sono delle involuzioni nel discorso pubblico di Grillo che io colgo con preoccupazione, alcune battute che sembrano in stile leghista, una mescolanza di argomenti di estrema sinistra e di estrema destra. Ecco, come sentite, Vendola riprende quello che ha scritto Curzio Malzese venerdì, è un Vendola di sabato, domenica, insomma di questo fine settimana successivo a quello che ha scritto Repubblica, quindi anche Vendola associa Grillo a Bossi e lo dice populista perché Grillo praticamente rinfaccia a Vendola che dopo averlo in qualche modo sostenuto o comunque avergli creduto, si è dovuto ricredere per il fatto che ha appoggiato, insomma, Don Verzé con i finanziamenti agli ospedali e anche con i famosi inceneritori della Marcegaglia per quanto concerne la materia legata all'ecologia. Ma non c'è solo Vendola e Bersani, c'è anche Casini che da Verona, presentando un congresso UDC, rilascia queste dichiarazioni a una TV locale, sempre di domenica. Dopo le amministrative ci sarà davvero uno tsunami nella politica italiana? Lo tsunami c'è nella politica italiana, non importa aspettare le amministrative, ma io credo che serva agli italiani un soggetto politico nuovo, che parli il linguaggio della serietà, delle scelte impopolari, del rigore, che metta assieme tecnici e uomini politici, sindacalisti intelligenti e imprenditori illuminati. C'è bisogno certamente che la maggioranza silenziosa e laboriosa degli italiani trovi nelle urne qualcosa che può rappresentarlo. Non credo che i soggetti politici di oggi saranno quelli che troveremo alle elezioni politiche. Ecco, questo è quello che crede Casini, però come avete sentito lui parla espressamente di tsunami della politica, dunque un'onda che dovrà travolgere tutti, UDC compreso. Però anche Casini non propone delle idee, dice che i cittadini e la politica deve rinnovarsi in qualche modo proponendo qualcosa ai cittadini. Ma cosa propone Casini? Niente, esattamente come Bersani. E magari un pochino meno rispetto a Vendola, che se non altro qualche idea Vendola ha avuto. Anche dal PDL che tace molto su Grillo, benché sia preoccupato per il calo che ha anche il PDL nei sondaggi, c'è cioè questo fantoccio Alfano che sta girando come segretario del PDL la Sicilia per sostenere i vari candidati sindaci del PDL nelle varie città e anziché nominare espressamente Grillo, gira attorno alla patata bollente semplicemente con queste dichiarazioni. In questo caso sta sostenendo il candidato sindaco Totò Pennica o Totò Pennica, insomma, ad Agrigento e quindi fa un appello alla città
però riferendosi ancora al Movimento 5 Stelle. O si sia piagnucolato, cioè oggi Agrigento, senza contumelie, senza polemiche, senza insulti, ha in mano un'occasione, quella di dire se siamo contenti di chi ha amministrato oppure se è meglio cambiare. Poi ecco, avete sentito, senza contumelie e senza insulti, riferendosi a chi? A Grillo. Che insulti volete che ci siano in campagna elettorale ad Agrigento in questi giorni? E gli insulti sono quelli che vengono bollati da Angelino Alfano, di quelli che fa Grillo nelle piazze, no? Li chiama insulti e contumelie, semplicemente perché, non avendo argomenti da proporre, preferisce quindi giocare e mettersi con le mani avanti e entrare nella parte di quello, diciamo così, moderato, per credere insomma di poterla farla franca. Però non è l'unico esponente del PDL che non tocca Grillo. C'è chi in un recente passato ha toccato la questione Grillo nel PDL e lo ha forse sottovalutato, come è stato il caso di Quagliarello. Ma Stella ha aperto un blog, tutte le volte legge il mio, poi vuol darmi una risposta a me. Dialoga con un comico, un ministro di grazia e giustizia che dialoga con un comico. Ma ve li immaginate voi Brown in Inghilterra che parla con Mr. Bean? Ma va, vaffanculo! Uno pensa Grillo può essere lo sfondamento, può essere quello che a suo tempo fece in qualche misura Guglielmo Giannini con l'uomo qualunque. Invece è un fuoco di paglia, si accende, fa 300.000 in una piazza e poi si risucchia, avendo creato però un momento di forte business. Ecco, queste sono le conclusioni di un esponente del PDL che molti confondono tra Straguadagno e Quagliarello. Fatto sta che non cambia la sostanza. Il politico in questione praticamente fotografa il disagio dell'avanzata di Grillo, semplicemente liquidandolo come un uomo legato al business del suo lavoro di comico. E in parte è vero, perché Grillo, comunque va detto, se si è arricchito grazie alle sue capacità, alla sua anche geniale metodologia legata alla comicità, e quindi si lega un po' alla sua persona, e dunque non ha nulla da temere da questo punto di vista. Come viene raffigurato Grillo in questi giorni sui telegiornali vari, nelle varie piazze? C'è appunto un servizio che vale la pena proporre, proprio per vedere un po', perché anche dai telegiornali traspare insomma questo clima di cambiamento che sta cominciando proprio dalle amministrative, anche se di fatto si è già attuato nei consigli regionali. Beppe Grillo Show al Teatro Excelsior di Reggello per tirare la volata al candidato sindaco Tiberio Papi e ai candidati della lista 5 Stelle per il comune della provincia di Firenze. Il teatro è stipato, quasi 1.000 sono accorsi per lo spettacolo del comico, che non risparmia nessuno dei partiti al governo, di cui storpia i nomi: ABC, Alfa, Fanno, Bersani, Casini, sono l'ABC del nulla. Monti diventa rigor mortis, Marchionne minchionne. Dal palco dice che le inchieste di questi giorni sono un modo per spazzare via i pochi che stanno all'opposizione, come il Movimento 5 Stelle. Creiamo, andiamo su, perché sono cittadini, è un'idea questo, non è un partito, è un'idea. L'intelligenza è aggregata su un problema della rete, è fantastico, lo risolvi. Nell'invettiva di Grillo ce n'è per tutti, per i rimborsi elettorali ai partiti. Noi non abbiamo fatto referendum, non li abbiamo presi, dice. I politici vanno in televisione e dice come fare ad uscire dalla crisi, attacca, ma è una crisi che hanno fatto loro. Sulla riforma elettorale, la stoccata finale. Ci fermiamo dalle scuole ai bambini e ripensiamo un mondo, perché siamo costretti, non c'è più. Questi qui a casa, e voglio vedere lo sbarramento che metteranno adesso, perché se mettono uno sbarramento, non so, al 10%, probabilmente non entrano più loro e entriamo noi. Ecco, questa è la sintesi sicuramente sensata del comico in queste settimane. Sono 3 settimane che mancano alle elezioni amministrative, e dunque c'è anche aria di sorpresa. Ci sono le piazze piene, appunto, dove appare Grillo in questo tour elettorale, di cui sicuramente molti di voi vedranno i video in piazza. E però insomma ci sono anche le considerazioni da parte dei vari giornali, che dunque ne parlano più seriamente, no? Bollano l'antipolitica, però considerano Grillo effettivamente un avversario a tutto tondo. Tra questi si tira fuori un po' Di Pietro, Italia dei Valori, che quindi, agganciandosi ha una speranza di salvezza, in quanto dalle elezioni amministrative è già uscito sconfitto rispetto al Movimento un anno fa,
con le comunali e dunque, siccome il tema dell'antipolitica riguarda, ahimè, i rimborsi ai partiti, Grillo ha giustamente detto che basterebbe rinunciare ai rimborsi semplicemente facendo un assegno e restituirli. Ebbene, Di Pietro ha dichiarato che il suo partito restituirà questi soldi, l'ultima tranche dei 4 milioni spettanti al partito delle elezioni del 2008, alla ministra Fornero, appunto, per le fasce sociali più deboli. Il finanziamento, il rimborso, come lo vogliamo chiamare, delle elezioni politiche del 2008. Erano 4 rate, la quarta rata si terrà a giugno e sono questi 100 e passa mila, milioni di euro. Noi partiti, tutti i partiti, anche la Lega, anche i partiti che non ci sono più, sono tutti in attivo. Allora, quindi possono tranquillamente campare nell'emergenza. Quest'ultima rata, noi riteniamo che debba essere inserita in questo provvedimento, non è stato inserito, ma noi abbiamo proposto un apposito emendamento su questo, ci auguriamo che venga accettata, venga inserita la revoca e la consegna di questo direttamente all'economia. Quindi si può fare in questo modo un assegno e restituire dei soldi? Io sto dicendo un provvedimento legislativo che revochi il versamento dell'ultima rata a tutti i partiti per 100 e passa milioni, quindi non c'è l'assegno, cioè che non vengono proprio versati. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, noi abbiamo già fatto un ufficio di presidenza, abbiamo già deliberato che nel caso non si dispone in via legislativa questa non consegna dei partiti, noi personalmente provvediamo a prendere l'assegno, a noi tocca 4 milioni a giugno, prendiamo l'assegno e lo consegniamo alla ministra Fornero, perché ritengo che sia quella che ha più bisogno per le fasce sociali. Per metterci, perfetto. Ecco, questo è quello che dichiara Di Pietro in questi giorni, in quanto c'è comunque un bacino importante di elettori che sono spaesati, che non vogliono più votare, si parla del 40% di italiani che non si recheranno alle urne per le amministrative, e c'è anche la diaspora del popolo cosiddetto leghista. Mai come in questo periodo la Lega è stata così bassa nei sondaggi, è sotto il 7% nazionale, se consideriamo che è stata nei periodi migliori oltre il 10%. La Lega Nord e i suoi esponenti sono gli unici di cui non abbiamo dichiarazioni in merito ai rimborsi elettorali e che non hanno ancora preso posizione e nemmeno ci provano, insomma, a giudicare la condizione del Movimento 5 Stelle. L'IDV è in questo momento l'unico partito che può sapere che l'elettorato di Grillo è simile a quello dell'Italia dei Valori e prova a salvarsi, insomma, cercando di, appunto, proporre questo rimborso, questa restituzione di soldi, anche se va detto che comunque negli ultimi 3 anni, in proporzione alla percentuale ottenuta alle ultime politiche, l'IDV, si legge dai giornali, ha percepito 22 milioni di euro in questi anni. Dunque, 3 settimane mancano a queste elezioni amministrative, Grillo appare quindi prepotentemente su tutti i giornali, i vari partiti politici e gli esponenti sono seriamente preoccupati per le loro sorti, spetterà adesso a questo punto vedere cosa diranno i verdetti e sicuramente se qualche sindaco del Movimento 5 Stelle sarà eletto, certamente dovremo attenderci un'accelerazione, magari una caduta anche anticipata, secondo me, di questo governo Monti, il governo delle tasse, un governo che non ha eletto nessuno, per poter davvero accelerare questo cambiamento che sempre più gente, più italiani sentono appunto tra i loro bisogni, in quanto la condizione economica è sempre più difficile e fa crescere preoccupazione e incertezza. E dunque ci si rende conto in questo momento che la politica è responsabile di questo scempio economico, di questa tassazione per via di tutti questi soldi che i partiti prendono, un argomento che peraltro io avevo toccato già nel 2005, 7 anni fa, quando conducevo a Studio 1 Buongiorno TV, ero stato tra i primi a invitare un certo Giometto, che era stato ideatore di questa lista No privilegi politici, poi si è un pochino sputtanato perché si è saputo che la figlia lavorava alla caserma Ederle di Vicenza, caserma che lo stesso Giometto difendeva durante le campagne elettorali cittadine, in quanto appunto figlia, genero e nipotina andavano in questa caserma, e dunque al di là poi di questo, insomma, era per dire che ero stato tra i primi a trattare questo argomento e che oggi purtroppo è di tragica attualità. Sembra che solo oggi sia uscito il problema dei rimborsi ai partiti, ma vi assicuro che anche la Chiesa Cattolica ha dei grossi costi al di là dell'8 per mille che volontariamente o involontariamente i cittadini italiani danno. Di questo argomento parlerò nei prossimi giorni con
una persona, una ragazza che è proprio specializzata e ci snocciolerà le cifre di questi costi, ovviamente in un'edizione di Contatto, spero molto presto, nell'arco della prossima settimana. Per questa edizione è tutto, vi saluto.